storie come montagne, che anche sbriciolate rendono sempre più difficile il corso del fiume. Storie che quasi cercano di intralciare se stesse, per confondere tutto, per rallentare e torturare il normale svolgimento delle trame. Se anche fossi al centro di un'isoletta sperduta, steso al sole equidistante dalle coste, ci sarebbe comunque il vento a portarmi gli schizzi dell'acqua addosso.